Buongiorno ragazzi, terza tappa del party ride e ho qui il megafonino perché sto andando a prendere i bambolini. Adesso iniziamo subito a svegliarli per bene. Party ride! Excuse me, what the actual fuck? Non funziona. Ok. Ne manca uno. Vuoi cercarlo? Ma chi è? Guarda, guarda. Eccolo. Scusate ragazzi, ma la battuta cringe era d'obbligo dopo la battuta ancora più cringe che avevamo fatto all'ultimo party ride da Paganella. Ti chiami Nello? Nello. Ah, aspetta, allora tieni. Mi han detto Paganello. Vedi, la corda ha funzionato questa qua elastica, vedi? Giro. Le ha tenute bene tutte contro il muro di qua. In realtà ragazzi, veramente la cosa che cambiamo più spesso in questi party ride sono le pile di quel dannato megafono lì dietro che si scaricano ogni volta. Coglione! Infatti qua siamo nella località perfetta delle pile. Queste, dentro qui tutte scariche. E lanciamo alla gente la seggiovia. No, no, no. Siccome siamo a pila, adesso le firmo, le autografo tutte. E chi fa qualcosa di memorabile avrà in omaggio una pila. Sign in session. Obiettivo, smaltirle prima dell'inizio del party ride, siccome pesano quei 2-3 chiletti. Buongiorno. E ritorni a basso. Ragazzi, ci siamo, benvenuti al party ride di pila. Un urlo per iniziare. Vi voglio caldi, ragazzi. Casino della Madonna e basta. Oggi non ci sono regole mentre si gira. Un urlo, siete in silenzio. Tieni, urlalo in faccia all'alboreto. In faccia all'alboreto. In realtà ci sono anche dei premi questa tappa. Non concordati con nessuno. Tipo, contenuto. Adesso ne ho uno in mano. Un megafono. La stilo firmata. Come fai a sapere questo? Ok, allora te la meriti. La prima pila, la prima pila a lui firmata. Buongiorno. Oh shit. Oh. Il nuvolo che sarà qua. E Luca, dagli una carezza a cesta. Chi vince dei due è una pila. Grazie. Prego. Quindi nessuno vuole la pila firmata? Ancora senza caprio. Ah, devi fare qualcosa di sensazionale e avrai la pila. C'è una signora là con la maglietta azzurra. Se vai lì, ti inginocchi e gli chiedi mi vuoi sposare, ti do la pila. A few moments later. Ha detto di sì! Ha detto di sì! Oh! Oh, un applauso! Prego a lei. Tu vuole la pila? C'è un'altra pila? Io. Vai, andate a prenderla. Vai, andiamo, via! Se sorpassi quello davanti a te, guadagni la pila! Che entragli di cattiveria! Oh! Il canarino è caduto! Chip chip! Chip chip! Fagli pressione dall'interno curva! Oh, guarda che sono qua! Guarda che sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Ah, è mollato! Posso dare una pila in questo momento a chi assaggia una manciata di quella terra lì? Deve essere un sommelier di terra! No! No! Madonna, che fai vedere i denti? Oh, cioccolato, buono! Dobbiamo fare il salto in lungo qua, eh. Andate su a prenderla in corsa. Arrivano, occhio. È morto.
moments later. Sinistra è quella che conta. Avete un tentativo, non due o tre. Quindi dovete spegnere. Per una svrappatina dovete spegnere. Cos'è sto silenzio? No, ho sbagliato, l'ho fatta di merda anch'io. Sì. Come no? Vediamo chi è capace. Chi arriva più lontano in stoppi partendo dal bastone. Hello there. Il ragazzo ha chiesto un taglio pre-crankworth, siccome tra poco c'è il joyride. Primo taglio della mia vita da Toto parrucchiere. Niente, lui prima ha dichiarato che sarebbe denudato. Ancora non ha fatto niente. Quindi adesso i suoi amici giustamente lo supportano in tutto ciò, vero? Giusto togliere la maglietta. Mutande. Mutande. Lasciali pure qua i pantaloni. Lasciali pure qua i pantaloni. Una volta queste cose l'avrebbe fatte l'alboreto. Voglio mettere dentro. Tanto subito. Va bene, dico. Farò dare un bacio dal signor alboreto. Praticamente prima abbiamo stretto un patto di sangue. Fatto un pezzettino in mutande. E quindi abbiamo stretto la mano e abbiamo detto: dopo Albi ti darà un bacio. Aia alboreto. Non sono omofobo. Vicino, no? Sulla guancia! Ricordati che i veri uomini non hanno problemi a baciarsi con altri uomini. Tipo può riempirti di mazzate da adesso. Ma l'ho già fatto. Ma l'ha già fatto tutto il giorno, guarda. Allora ragazzi, grazie mille di essere venuti a questo Party Ride di Pila. Prima tappa del Party Ride a Pila. Un ultimo urlo, raga, dai!
terza tappa del Party Ride Tour 2023 con Chippy Gang, ragazzi, si è conclusa una bomba veramente. Pila, devo dire che ha performato parecchio. Nelle mie aspettative ho detto, vabbè, ma Pila è un posto dove si allena gente seria in DH, non so se riescono a concepire bene questo evento. Invece è stata una figata. Addirittura si è unito a noi nel Party Ride anche Loris Revelli, l'italiano più forte in DH in questo momento, e di sicuro è quello che ha svrappato meglio di tutti. Non l'abbiamo premiato solo perché chiaramente è un pro e vogliamo premiare voi che venite da amatori al Party Ride. Purtroppo a sto giro abbiamo finito completamente tutte le maglie del Party Ride, però alle prossime tappe lui farà un grosso restock, così almeno di sicuro ce le avete e potete venire a comprarle. Mi raccomando, le vendiamo solo ai Party Ride, quindi venite ai prossimi Party Ride. Mancano ancora due tappe: Prato Nevoso 5 agosto, Val di Sole il 2 settembre. Vuol dire che adesso classifica aggiornata dei vari Party Ride. Comunque rimane Paganella in prima posizione per il casino, secondo Pila perché le sfide sono state assolutamente le migliori, dove ci sono stati più spegnimenti, e per adesso terzo Mottolino. Raga, ci vediamo a Prato Nevoso il 5 agosto. Bella.